Uomini e donne, Gemma cacciata via da Maria De Filippi? Ecco perché. Uomini e donne, anticipazioni over, Gemma rischia di essere cacciata via dal programma? Gemma Galgani rischia di essere cacciata via dallo studio, video virgola di cancelletto Uomini e donne? La dama potrebbe avere le ore contate all'interno dello studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi? Sono queste le ultimissime anticipazioni che trapelano sul web e sui social dopo che nel corso delle ultime registrazioni della trasmissione sono venute fuori delle critiche dai toni piuttosto accesi nei confronti della dama torinese, la quale avrebbe fatto indignare le donne che seguono il dating show della De Filippi su Canale 5. Gemma Galgani nei guai, bufera a Uomini e donne. Il motivo di tale indignazione? Dalle anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la dama sembra non avere intenzione di arrendersi di fronte al secco no che le è stato rifilato da parte del suo ex fidanzato Giorgio Manetti e per questo motivo insisterebbe nel comportarsi come una geisha. Un atteggiamento che tuttavia ha scatenato polemiche molto accese anche nello studio di Uomini e donne, davanti agli occhi di Maria De Filippi. Alcune delle dame del parterre del trono over l'hanno definita una donna zerbino che si è umiliando ai piedi di Giorgio, quando ormai sarebbe chiaro a tutti che il cavaliere toscano non ha più interesse nei suoi confronti e la sta prendendo solo in giro, illudendola di un qualcosa che non potrà mai accadere. Sì, perché le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che sebbene Giorgio dica di non voler ridare una seconda chance a Gemma dal punto di vista sentimentale, continua ad uscirci insieme e la bacia quasi in ogni puntata. Maria De Filippi caccia via Gemma dal suo programma TV? Anche nel corso della prima registrazione del nuovo anno avvenuta dopo la pausa natalizia, video, tra cancelletto Gemma e Giorgio che è stato un nuovo ballo sulle note del brano Fidati ancora di me cantato da Alessandra Amoroso, durante il quale è stato proprio il gabbiano a prendere l'iniziativa e a baciare appassionatamente la sua ex fidanzata, che ovviamente ha gradito il gesto. Cosa succederà a questo punto nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi? Il comportamento di Gemma potrebbe scatenare anche l'ira di Maria De Filippi e di conseguenza mettere a rischio la sua presenza nel dating show? I fan social della Galgani sperano ovviamente di no e si augurano che entro la fine di questa edizione del Trono Over, Gemma possa ritornare ad essere serena e felice al fianco del suo grande amore Giorgio Manetti. Let it go.